Come preannunciato, nella giornata di domani 26 settembre verrà smantellato l'hub vaccinale inaugurato il 19 aprile nel campus di Costa Sant'Agostino di Unite da parte del ministro Speranza. Questo per permettere la ripresa in presenza delle lezioni prevista per il 4 di ottobre. In 5 mesi di attività al centro vaccinale installato all'università sono state somministrate oltre 120.000 dosi anti-Covid-19, con risultati lusinghieri sul fronte delle coperture immunitarie raggiunte in termini di percentuali. Visto la chiusura, ASL e Comune hanno deciso di trasferire l'hub di Teramo dall'università al Parco della Scienza, location che sarà operativa a partire da lunedì 27 settembre. Dare continuità al servizio, un servizio importante, fondamentale, si è rivelato ed è fondamentale per contrastare il virus. Lo vediamo, sono buoni risultati dei contagi, sono buoni risultati dei ricoveri, non abbiamo più nessuno in terapia intensiva e questo ci conforta e questo ci spinge sempre più a insistere che le persone debbano vaccinarsi e noi dobbiamo fare tutto il possibile per farli vaccinare. Mettere a disposizione un hub importante nel capoluogo di Teramo e, come possiamo dire, è la continuità di quello che stiamo facendo e che abbiamo fatto nel passato. Un luogo assolutamente funzionale a raggiungere questo obiettivo. È chiaro, insomma, gli spazi sono diversi rispetto a quelli dell'università, ma credo che l'hub vaccinale nella città di Teramo, nella città capoluogo, che possa mettersi a disposizione, essere messo a disposizione di tutta la comunità provinciale, sia la scelta giusta. Devo ringraziare i nostri uffici con gli uffici dell'ASL perché in pochissimo tempo siamo riusciti ad allestire un hub strategico, importante, che ci consentirà già lunedì di partire con la vaccinazione, quindi nessuna interruzione. Non appena chiuso l'hub dell'università, consentitemi di ringraziare il rettore per la disponibilità di questi mesi, si partirà lunedì con una nuova fase, una fase diversa, ma che deve essere sempre improntata al principio del potenziamento e della chiusura della campagna vaccinale, che ci consentirà assolutamente di uscire dall'emergenza pandemica. Ora è chiaro che c'è la terza fase, nella terza fase, diciamo, i medici di medicina generale, i farmacisti avrebbero dovuto giocare un ruolo determinante, però insomma questo ovviamente c'è bisogno forse ancora un po' di tempo e ci è stato chiesto di affiancarli. Quindi, così come l'assessore Verì, diciamo, dietro indicazione dell'assessore Verì, abbiamo rivisitato il numero degli hub a partire appunto proprio sia nella qualità che nella quantità, quindi sia negli aspetti proprio tecnici che anche nel numero. E quindi, diciamo, anche Teramo abbiamo concentrato qui, grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale, fino a ieri con l'università, che ringrazio, abbiamo appunto messo in piedi questo hub in una struttura che io conosco bene, che mi piace molto, e quindi sono proprio contento che è venuta molto bene.